impegni. Se anche il momento del ritorno sono già programmati incontri importantissimi, dico solo uno tra i tanti, alle 13 la Multiservizi sarà qui a Palazzo di Città, perché dobbiamo capire bene concordato e altro, quindi è una serie di riunioni che abbiamo e si parte subito operativi al massimo. Ma è stato notificato oppure lei è venuto perché comunque ieri... Sono venuto perché ho ricevuto una telefonata da parte del segretario generale. Nel corso di questa telefonata mi si comunicava che i commissari sarebbero andati via e quindi ho ritenuto che la telefonata, unita alla circostanza che i commissari andavano via, significava dare esecuzione alla sentenza e quindi ovviamente consentire al sindaco di rientrare al suo posto. A proposito della macchina comunale, ci sono state proteste da parte dei sindacati aziendali, c'è anche da risolvere le loro questioni, perché addirittura si è arrivati anche allo sciopero dei dirigenti e dei dipendenti comunali. Ah, sicuramente è una delle priorità, ma questo nel discorso più complessivo che ho già detto, bisognerà fare in modo che si possa sbloccare quella limitazione che deriva dal piano di riequilibrio in itinere, perché pensare che la Lamezia possa andare avanti con il numero di dirigenti e dipendenti che sono attualmente, senza possibilità di fare assunzioni, di scorrere graduatorie, di fare procedure di mobilità e con la mannaia di quota 100 che giorno 1 agosto cadrà su questo comune, sarebbe una follia. Quindi è chiaro che le difficoltà dei dipendenti partono anche dalle insufficienze del personale a garantire l'ordinario in un comune quale quello di Lamezia Terme. Lavoreremo da subito su questo, ho già lanciato l'appello al Ministero, non si può pensare di far lavorare questa città con queste limitazioni, non possiamo pagare un predissesto ereditato dal quale secondo me, tra l'altro, per come erano le condizioni 15 mesi fa quando andai via io, non vi erano più le condizioni addirittura per starci. Chiariamo le questioni di missioni che a questo punto sono tramontate, lei andrà avanti al netto poi di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Sì, no, la determinazione è ferma andare avanti, oggettivamente ci sono troppe tematiche che attendono una pronta risoluzione, se guardate nella macchina trovate il fascicolo del PSC, sono 15 mesi che non so quella proposta di delibera di giunta comunale del 17 luglio 2017 perché non è arrivata alla naturale conclusione, infatti oggi è tra le tematiche che volevo affrontare. La squadra resterà questa, mancano ancora due assessori, resteranno gli stessi assessori? Mancano due assessori in quanto non ho voluto, nell'idea che vi era di uno scioglimento imminente, non ho voluto legare il nome di due incolpevoli assessori ad uno scioglimento per mafia, tant'è che se notate bene manca anche la delega al vice sindaco, perché ho preferito evitare che ci fosse un vice sindaco marchiato dallo scioglimento per infiltrazione. Quindi sicuramente alle 17.30 oggi abbiamo la convocazione non di una giunta ma di un incontro con i cinque assessori ai quali io dirò che vi è la necessità di recuperare il tempo perduto e ciò significherà aumentare già il grande impegno che pure avevano prestato in precedenza e quindi se siamo tutti fermi e determinati a raddoppiare come ho intenzione di fare io il nostro impegno, sicuramente i cinque assessori che ci sono già un'ottima base di partenza per poter poi inserire due figure che possano colmare quelli che a me sembrano dei vuoti la compagine di governo. Per le partecipate deve rifare le nomine, Multiservizi, Sacra, Lamezia Propria. La mia abitudine è di non fare uno spoil system che è da intendersi quale sostituzione di un potere ad un altro potere, ho sempre non amato questo modo di fare politica, pertanto si valuterà quella che è l'attività che è stata posta in essere dai rappresentanti delle partecipate, chi ha meritato col suo impegno, l'abnegazione, le qualità professionali di lavorare continuerà tranquillamente a stare nelle partecipate perché non è mia intenzione distruggere la città per fare favore ad alcuni. Il Consiglio Comunale ci sarà una verifica della maggioranza sul piano politico, com'è il quadro? Ma io ho detto chiaramente che l'aver Lamezia subito questo scioglimento, quindi un fatto assolutamente eccezionale, comporta che vi debbano essere, a mio parere, delle conseguenze eccezionali, cioè che bisogna avere un patto proprio tra tutti i consiglieri, mettere al primo posto la città di Lamezia Terme e relegare a un angolo, meglio ancora annullare velleità personale di possibili prossime elezioni, che siano esse regionali o comunali, e lavorare solo con un faro. Ho mandato anche ieri un messaggio a tutti i consiglieri comunali, ho detto ricordiamoci tutti che ciascuno di noi ha ricevuto il mandato unicamente per servire questa città e allora tutti cerchiamo di servire nelle nostre diverse posizioni, cerchiamo di servire la città. Lei non ha avuto un incontro, non ha accettato questa versione?
No, incontri con la maggioranza non ne ho avuto, mi è capitato, ma questo mi è capitato anche nei 15 mesi, di avere incontri con alcuni dei consiglieri che insomma, mi sono rimasti particolarmente vicini, abbiamo avuto sempre occasione di incontro. Un incontro con la maggioranza non l'ho avuto, io metto oggi piede nel Palazzo Città, le primissime cose sono operative, quindi ho ricevuto comunicazione di stamattina dovrebbe esserci una visita ministeriale per quanto riguarda il progetto SPRAR, quindi mi sono sentito con i responsabili dei progetti SPRAR. Credo di incontrarla alle 12, ripeto, alle 13 incontrerò Bevivino e tutto lo staff della Multiservizi, 17.30 incontrerò gli assessori e nella stessa incontrerò anche i servizi sociali, perché mi dicono che oggi scade un termine per firmare una convenzione in ordine a una delibera di giunta comunale della mia amministrazione per un finanziamento per il progetto di metra che abbiamo avuto, e se oggi non si mette questa firma si perde anche questo finanziamento. Impianti sportivi e teatri chiusi, anche questo molto. Torno senza parlare.